Va bene, allora cominciamo questo lunedì un pochino più tranquillo del solito, nel senso che non facciamo cose difficili oggi, ma semplicemente andiamo a diciamo così, studiare in complemento, no, a ciò che ci serve. L'ho rimandato di settimana in settimana, no? Questo argomento avrei potuto farlo come prima lezione, perché comunque è una cosa di base, ma avevamo, diciamo così, più fretta di mettervi a lavorare sulle cose più difficili, no? In modo da darvi anche poi più tempo di poterle digerire e maneggiare. Adesso, diciamo così, è arrivato il momento, visto che, come dicevamo, gli argomenti principali del programma del corso ormai sono conclusi, di darvi questo complemento, no? Questa aggiunta che in realtà è abbastanza, diciamo così, importante in generale, e calza bene sull'argomento delle simulazioni, cioè la gestione del tempo in Java. Perché, diciamo così, qualche anno fa ho deciso di inserire in questo corso questa lezione specifica sul tempo, perché la documentazione che si trova in giro, gli esempi che si trovano in giro sono tutti abbastanza indecenti, no? Per colpa di chi li fa, per colpa di chi li legge e per colpa di come sono state pensate le cose nelle prime versioni di Java. Quindi l'argomento di per sé non è terribilmente appassionante, però è fonte di bug infiniti se non è trattato nel modo giusto, no? Quindi prendiamocela con calma e vediamo come si gestiscono prima in Java e poi in SQL, perché poi ci aggiungiamo quel pezzo, tutte le informazioni relative a data e ora, quindi al passare del tempo. Quindi praticamente vedremo tre famiglie, no, di librerie. Le vecchie classi data e calendario, date and calendar, che fanno parte della libreria java.util, che ci sono sin dalle primissime versioni di Java e che tanto danno hanno fatto in questi 15 anni, fino ad arrivare a finalmente una libreria decente che invece era nel package java.time, che esiste però solamente da Java 8, quindi da un anno e mezzo a questa parte, quasi due, ufficialmente, che per fortuna, diciamo così, sana molte delle storture, delle malattie delle librerie precedenti, e quindi è quella su cui ci dovremmo oggi, no, chi scrive codice oggi, orientare il più possibile. Purtroppo non si può, come vi farò vedere, mandare totalmente in pensione le librerie vecchie, perché alcune altre parti dell'ecosistema Java, una per tutte JDBC, fa ancora riferimento al sistema vecchio. Quindi purtroppo dobbiamo barcamenarci il vecchio e il nuovo contemporaneamente. Perché parliamo per due ore di date e non abbiamo parlato di, non so, di numeri reali con così tanta attenzione? Ma perché le date, o in generale il tempo, calendario, l'orario, eccetera, sono cose complicatissime. Cioè, pensiamo un attimo, fermiamoci un attimo a pensare alla complessità di come misuriamo il tempo. Cioè, non è neanche colpa nostra, no? In parte alcune stranezze della misura del tempo, tipo la durata dell'anno di 365 giorni o il fatto che servono dei giorni bisestili, e queste sono cause astronomiche, non è che possiamo andare ad accelerare un pochino la Terra per avere un anno di 360 giorni, così fa cifra tonda, no? E quindi in parte, diciamo così, sono soluzioni a problemi esistenti, no? In parte sono complicazioni date dalla cultura, dalla tradizione umana, no? Quindi noi misuriamo il tempo con mesi che sono tutti uno diverso dall'altro. Per carità, all'asilo impariamo le filastrocche, però poi ce le dobbiamo portare dietro. Abbiamo il concetto di anno bisestile, abbiamo il concetto, che magari non tutti conoscono, di secondo, leap second, un secondo che ogni tanto viene aggiunto o tolto, così nella mezzanotte di un giorno, no? Cioè, sono delle correzioni fine sull'orario, che non è solo il giorno, il 29 febbraio, che capita quasi una volta ogni 4 anni, perché sapete che non è una volta ogni 4 anni, no? Perché negli anni centenari, no, il 2100 non sarà bisestile, pur essendo divisibile per 4, il 2400 sì. Quindi sono una regoletta semplice da imparare, no? Sugli anni bisestili, ma poi ci sono questi secondi che di tanto in tanto vengono inseriti per mantenere allineato l'orologio umano con la rotazione terrestre, essenzialmente, no? Per cui ogni tanto
e mi pare l'anno scorso ce ne sia stato uno, c'è un minuto, c'è le 23.59, il minuto delle 23.59 di un determinato giorno, che non dura 60 secondi, ma 61. Uno ci avrebbe messo la mano sul fuoco che un minuto dura 60 secondi, di solito sì, ma non sempre. Okay? Allora, se io ho un programma che deve gestire dati, deve tenere conto di tutto questo. Poi c'è il problema che la Terra probabilmente è un pianeta e quindi ha varie fasce orarie, no? Quindi l'ora, adesso sono le 8.40 nella time zone dell'Europa centrale, ma in California è un'altra ora, in Russia è un'ora ancora diversa, no? C'è da tener conto anche di questo fenomeno, no? Quando io ti dico ci vediamo alle 10, se non specifico anche qual è la fascia oraria, no? di cui stiamo parlando, se voi fate se mi è come mai capitato di fare una conference call, una Skype con qualcuno all'estero, bisogna innanzitutto capirsi se stiamo parlando della mia ora o della tua ora, no? Il che tutto si complica ovviamente grazie al fatto che noi ci siamo inventati quella gran baggianata che è l'ora legale, no? Che in inglese la chiamano Daily Savings Time, che non è ancora chiaro se risparmia niente, cioè dal punto di vista economico non è chiaro, se nessuno è stato in grado di dimostrare che davvero risparmi, però invece è molto divertente perché la data di inizio e di fine, no, dell'ora legale ogni Stato la decide per sé, no? Per fortuna in Europa si sono messi abbastanza d'accordo, no? Senza tener conto che ovviamente nell'emisfero sud l'ora legale avviene quando noi qua abbiamo l'inverno, non quando abbiamo l'estate. Per cui se voi andate a fare la differenza di fuso orario tra noi e una nazione, che so, prende l'Argentina, no? A seconda che sta nell'emisfero sud, la differenza oraria, a seconda della stagione, a seconda che noi abbiamo l'ora legale sì o no, loro ce l'abbiano sì o no, può variare da 3 a 5 ore, no? La differenza. E devi saperlo. Perché sennò come fai a metterti d'accordo, a coordinare qualche cosa? Pensate, peggio ancora, pensate di creare un'applicazione web su internet a cui si collegano da tutto il mondo. Che orario c'ha quel software? Con che ora gira? Con l'ora dell'utente, dello sviluppatore, del server dove fisicamente risiede? Quindi dobbiamo gestire contemporaneamente tutte queste cose. Oltre al fatto che poi abbiamo le diverse convenzioni, no? I famosi locale, cioè le personalizzazioni nazionali della stessa informazione, no? Il fatto stesso che da noi si dica che oggi è il 29/05, se andate negli Stati Uniti scrivono 05/29, poveretti loro, no? Mettono il mese prima del giorno, noi mettiamo il giorno prima del mese, Invece da altre parti si mette l'anno prima del mese prima del giorno, no? Quindi si direbbe 2017 05-28, 29, anziché 29-05-2017, ma perché? Perché ogni cultura si è sviluppata, ha tutto il diritto, no, di rappresentare le date come meglio preferisce. Dopodiché il tempo non è solo la data, non è solo il calendario o l'ora o il datario che ci dice che tempo è adesso, noi il concetto di tempo lo usiamo per misurare molte cose diverse, no? Vabbè, la cosa più semplice è l'istante di tempo, cioè adesso che ora è, che giorno e che ora è, ma anche gli intervalli di tempo, no? Ci ho messo 2 ore, ok, 2 ore, quindi da quando a quando, queste 2 ore è un concetto, no, è un intervallo, quindi si può spostare avanti e indietro nel tempo, la misura di intervallo non dovrebbe dipendere dalla misura del tempo sottostante, no? Dal fatto che ci ho messo, lo vedete tutte le volte che prendete un aereo, no? Vedete l'ora di partenza, l'ora di arrivo e la durata, che nel caso in cui cambi, no, il fuso orario non quadrano questi numeri, o meglio quadrano, però non in modo ovvio, non in modo evidente, no? Oppure ci sono degli istanti di tempo che sono in qualche modo ballerini, no? Cioè voi tutti mi sapete dire qual è il vostro compleanno, ma non è una data quella, perché non è un punto preciso nel tempo, la data di nascita sì, ma il compleanno cos'è? È un pezzo di data, cioè solo il mese e il giorno. No, no. Quindi se noi dobbiamo pensare, no, via software, di gestire tutte queste varianti, tutta questa complessità, già cominciamo a metterci le mani nei capelli, per chi li ha, senza pensare che noi stiamo finora ragionando col cosiddetto calendario gregoriano,
quello che usiamo noi, diciamo così, occidentale. Se tu vai a prendere, se ci metti dentro il calendario ebraico, oppure quello cinese, che ragionano, ad esempio quello ebraico ragiona con i mesi lunari anziché con i mesi solari, è un sistema completamente diverso di misurare la stessa cosa. Allora, chi ha realizzato delle librerie, software, per gestire queste cose, ha dovuto gestire questi problemi. Allora, le soluzioni che ci troviamo di solito sono di due tipi, o troppo semplici, semplificate, facili da usare, ma che poi alla fine non tengono conto di tutti questi problemi, o di alcuni problemi, per cui ogni tanto salta fuori un bacco, eh? Oppure, per voler tenere conto di tutto, sono talmente complicate che poi diventa impossibile usarle. E questo, se volete farvi due risate, andate su questo sito qua, dove c'è il link qua sotto, che raccoglie tutte le false credenze che i programmatori hanno a proposito del tempo, no? Ci sono una serie di pagine di questo genere a proposito del tempo, a proposito dei numeri reali, eccetera, eccetera, no? Come ad esempio ci sono sempre 24 ore in un giorno, che dici, sì, ma magari no, no? Dipende, no? Perché tu, allora questa dici, ma come no? Sì. In realtà dietro ciascuna di queste frasi c'è la motivazione del perché può succedere che non sia così. I mesi hanno 30 o 31 giorni, vabbè, questa è una stupidaggine, gli anni hanno 365 giorni. Pensate però in contabilità quante semplificazioni di questo genere si fanno. Quante volte in contabilità uno dice, ma facciamo finta che i mesi abbiano tutti 30 giorni. Pensate alle mazzate che ci siamo presi dagli operatori telefonici quando hanno cambiato il mese da 30 a 28 giorni. Sono tutte cose che ricadono in un certo modo di gestire il tempo diverso dagli altri. Ok, allora cominciamo a focalizzarci, no? È complicato, però cosa stiamo cercando di rappresentare? Allora, potremmo rappresentare due cose diverse, che qui sono chiamati tempo macchina, tempo umano, che sono la stessa cosa, sono due modi di misurare la stessa cosa. Partiamo dalla cosa più semplice, l'istante di tempo, cioè vogliamo dire avere un numero, una misura di che tempo è adesso. Adesso o ieri mattina, un istante di tempo a vostra scelta, ok? L'atterraggio sulla Luna. Allora, il tempo macchina normalmente è rappresentato in modo molto semplice attraverso un numero intero. Cioè, quando voi accendete il computer, lui dentro ha un orologio che contiene un numero intero che si incrementa sempre. È partito da zero a un certo momento e va avanti a incrementarsi. Quindi basta mettersi d'accordo su qual è il punto di partenza, cioè quando è che vale zero, è a questo punto una scelta arbitraria, e quanto velocemente gira sta roba, in millisecondi, conta in nanosecondi, cosa conta? Allora a quel punto abbiamo un riferimento assoluto a livello mondiale del passare del tempo, un numero. Numero intero su sufficienti bit. E questo è il modo in cui normalmente internamente la macchina rappresenta il tempo, perché tutto sommato è semplice, tutto sommato il tempo di per sé è una nozione crescente, monotona crescente, e tutto sommato scorre sempre con la stessa velocità, e per quanto riguarda, diciamo così, gli algoritmi, spesso è sufficiente. Ma nel momento in cui io devo leggere o scrivere o interfacciarmi con, diciamo, col mondo umano, dovrò in qualche modo gestire la rappresentazione umana del tempo, no? Quindi usando i concetti di giorno, mese, anno, settimana, giorno della settimana, e secolo, e mattino, pomeriggio, ore, minuti, secondi, tutte queste belle cose. E limitiamoci al nostro calendario gregoriano e magari a come rappresentiamo le cose, diciamo così, in Italia o dalle nostre parti. Sono due modi diversi, molto diversi, di vedere la stessa cosa. E per la complessità della misura del tempo, le conversioni da uno all'altro non sono sempre facili, no? Come vi dicevo, per colpa ad esempio dei leap seconds, non basta prendere il numero di secondi e dividerlo per il numero di secondi in un giorno per ottenere il giorno, perché il numero di secondi in un giorno non è una costante, è quasi costante, ma ogni tanto no. E
E quindi la conversione tra uno e l'altro non è mai esatta e non è mai facile da fare. Quindi prima lezione che impariamo è la misura del tempo umano è complicatissima. Se ci sembra facile è perché non l'abbiamo capita tutta, perché ci mancano dei pezzi, perché dei dettagli non li conosciamo, non li abbiamo approfonditi, quindi non la gestiamo mai a mano. Cioè sommare, dire quanti giorni passano tra due date, una cosa che sembra banale, ecco, se io vedo qualcuno che comincia a fare la divisione della differenza tra i giorni, poi dei mesi, poi vede se cambia il mese, se cambia l'anno, no? È meglio, diciamo così, sopprimerlo subito, perché così non si fa tanto male, no? Come capita ai cavalli quando cadono. Perché di sicuro non funzionerà, no? Qualunque intruglio, riuscireste a creare un grumo di codice, un intruglio illeggibile, pieno di if, di casi particolari, e di sicuro non dimenticate qualcuno. Quindi impariamo bene il lavoro che fanno le librerie e facciamolo fare alle librerie. Non proviateci mai, ma anche solo dire se oggi è il 29 maggio, che giorno è domani? Vabbè, ve lo dite, il 30, ma scrivetelo in generale, una cosa che funzioni sempre, eh? Che è la cosa più semplice, che giorno è domani, eh? Non è per niente scontato, eh? Riuscire a scriverlo giusto. Ok, e queste librerie che cosa devono rappresentare? E qui concetti, darci un modo comodo di rappresentare i concetti di cui abbiamo bisogno nei nostri programmi. Come dicevo, la cosa più semplice è l'istante di tempo. Oppure i giorni. Cosa ho detto? Oggi è il 29 maggio. È interessante sapere che data è separatamente dall'ora. Cioè, non frega niente se adesso sono le 8.53, 22 secondi oppure 25. So che è il 29 maggio, oggi mi interessa la data. Ecco, nel tempo macchina non esiste il concetto di data. Nel tempo macchina c'è un intero che si incrementa una volta ogni millisecondo. Quel numero lì mi dice la data. Non, quando cambia la data tra l'oggi e il domani, a quel numero lì, vabbè, cambierà, supererà una certa soglia, però non è evidente, no? Non c'è la nozione di giorno dentro il tempo macchina. La nozione di giorno è una nozione umana nostra che però è importante. Tenendo presente che il mapping tra istante di tempo e data è dipendente dal fuso orario. Perché se chiedessi a livello globale che data è oggi, alcuni diranno il 29, altri diranno il 28, il 30, non fatemi pensare a queste cose lunedì. Mentre invece il tempo macchina è universale, lo vogliamo assoluto, su tutto il pianeta, ci si mette d'accordo sull'istante di inizio, non che questo istante di inizio poi ciascuno se lo mette come vuole, no? E poi vediamo qual è. Oppure possiamo parlare dell'ora senza le date. Questa lezione, per la nostra gioia, è a lunedì mattina alle ore 8.30. In realtà c'è un'ora, un giorno della settimana, ma non c'è una data in ciò che ho detto. Quindi sono dei pezzi nella nostra vita quotidiana, non usiamo sempre la rappresentazione totale del tempo, anno, mese, giorno, giorno della settimana, ora, minuti, secondi. A volte ce ne servono dei pezzettini, soprattutto per rappresentare delle attività ricorrenti, ad esempio. No? Quindi possono essere compleanno, no? Una data senza l'anno, o gli intervalli di tempo. Poi ci sono dei concetti di intervalli di tempo tipo 30 giorni lavorativi, che diventa veramente complicato, perché devi sapere quali sono le feste legalmente riconosciute nella nazione in cui fai il calcolo, no? Oppure date relative. Dire il prossimo giovedì non è come dire tra 5 giorni. Tra 5 giorni è una misura relativa, ma tutto sommato fissa, è un intervallo di durata fissa. Il prossimo giovedì è un intervallo di durata variabile, perché dipende, se oggi è mercoledì, il prossimo giovedì è domani. Se oggi è giovedì, il prossimo giovedì è tra 7 giorni. Quindi è determinato, no? È chiaro di che giorno sto parlando, ma è un intervallo mobile in qualche modo, perché si ancora, no? Non a una durata, ma si ancora a un evento ricorrente tipo il giorno della settimana. Ecco, nei nostri programmi avremo bisogno di questo. Quando, sempre, pensiamo alla contabilità, no? Quando arriva una fattura da pagare entro data fattura fine mese. Cosa vuol dire? Entro 30 giorni dalla fine del mese successivo a quello di emissione. Quindi tra quanti giorni devo pagarla? Dipende quando mi è arrivata. Tra 30 e 60 a seconda.
Ok, questi sono i tipi di informazioni che mi servono. E che cosa ci voglio fare? Quali sono le operazioni primitive? No? Prendiamo un numero reale, diciamo, le operazioni primitive, posso fare somma, sottrazione, moltiplicazione, divisione, eccetera, eccetera. Sulle date? Allora, le due operazioni di base sono, così gli diamo il nome, non ci confondiamo più, il parsing e il formatting. Parsing di una data significa convertire una rappresentazione testuale, cioè una stringa, in una data. Cioè, se io ti scrivo come stringa 29/05/2017, quella è una stringa fatta di 8 caratteri. Da quella stringa costruiamo un oggetto che rappresenti quella, in questo caso una data senza orario. Ovviamente il parsing deve tener conto delle convenzioni con cui sono scritte le date. Se io scrivo 1/2/2017 sto parlando del 1 febbraio o del 2 gennaio perché uso la convenzione americana. Ovviamente al metodo che fa il parsing dovrò dirglielo perché lui non può indovinare, ma poi il parsing deve essere in grado di adattarsi, no, al tipo di convenzione locale e costruire un oggetto che rappresenti quella data. La rappresentazione della data è indipendente da come la scrivo. E poi l'operazione inversa, che è quella più semplice, è quella di convertire una data, un orario, una combinazione data e ora in una stringa al fine di poterla visualizzare essenzialmente, per poter stampare sta roba. E anche qua ho un oggetto data che rappresenta, data ora, rappresenta una variabile temporale e la voglio convertire in stringa seguendo certe convenzioni, certi tipi di formattazione. Queste sono le operazioni di input-output essenzialmente. Cioè non posso fare l'input o l'output di una data direttamente. Io farò l'input o l'output di una stringa e poi la converto in data oppure la converto da data a stringa. Sempre, devo fare sempre questi passaggi qua. Oppure posso voler creare una data o un'ora partendo dai componenti. Cioè se mi dicono qual è giorno, mese, anno, che sono tre numeri, questi sono dei numeri, sì, numeri interi, costruire un oggetto data a partire da quei numeri, che corrisponde a quel giorno, mese, anno. O viceversa, dato un oggetto data, chiedere a quale anno fa riferimento, a quale millisecondo fa riferimento, a quale giorno della settimana fa riferimento. Quindi andare a interrogare quell'oggetto per estrarre delle quantità, l'oggetto che probabilmente internamente conterrà un tempo macchina, lo vado a interrogare per estrarre le quantità del tempo umano che mi interessano su quell'istante di tempo. E poi posso... Quindi le prime due sono conversione tra stringhe e date e viceversa. Gli altri due sono conversione tra i singoli componenti di una data o di un orario e l'oggetto data e viceversa. Quindi impacchetto e spacchetto sulla base dei singoli valori numerici. Mentre sopra impacchetto e spacchetto sulla base di una rappresentazione testuale sotto forma di stringa. E poi ovviamente una volta che ho oggetti data voglio poter fare un po' di aritmetica. L'aritmetica sugli oggetti temporali significa dire, avere nozione tipo prima e dopo, quale tra due date è maggiore o minore, quale tra due orari, quale tra due intervalli è più lungo o più breve, quanti giorni, quante ore, quanti minuti passano tra due istanti di tempo e cose di questo genere. Allora, per aiutarci in questo mare di complessità, in qualche modo, ci appoggiamo su alcuni, o meglio le librerie, no? Si appoggiano su alcuni standard che poi negli anni sono stati definiti, no? Allora, si vedono sigle in giro, vediamo di esplicitarle. Allora, spesso si parla di tempo UTC, che noi vocalmente abbiamo sempre chiamato l'ora di Greenwich. Okay, l'ora di Greenwich sarebbe l'ora corrispondente al fuso orario che passa per l'osservatorio di Greenwich vicino a Londra, che è da dove sono iniziate, diciamo così, a standardizzarsi le misure del tempo, il meridiano zero parte da lì, no? Gli scienziati che studiano il tempo hanno definito un sistema di tempo chiamato UTC che nella pratica coincide col tempo di Greenwich. Però la sua definizione non fa riferimento alla geografia, al fatto che Greenwich sia lì, si dovesse spostare per un cataclisma, no? Questa è una definizione artificiale, astratta, che vale sempre. Quindi un tempo, uno scorrere del tempo neutro, non dipendente dalla geografia, e
lo scostamento tra UTC e il tempo e l'ora solare a Greenwich è al massimo entro un secondo. Nessun sistema artificiale di misura del tempo potrà mai misurare o potrà mai essere sincronizzato col tempo solare vero. Il tempo solare vero è il tempo con cui il sole arriva a mezzogiorno, ok? Questo tempo ha delle oscillazioni sue, delle fluttuazioni sue dovute all'irregolarità del movimento della Terra, per cui la durata del giorno solare non è mai esattamente la stessa, ok? Però mediamente abbiamo un tempo, e lo stesso tempo di Greenwich non tiene conto di queste fluttuazioni, sarebbe impossibile, cioè non sapresti mai calcolare la durata di un giorno da un giorno all'altro, ok? Quindi è stato già definito un tempo semplificato che adesso chiamiamo UTC. Quando parliamo di UTC è una nozione assoluta a livello mondiale, cioè tutti sono d'accordo su quale sia il tempo misurato in quel riferimento. Per cui abbiamo un primo modo di misurare il tempo che non dipende né dai dettagli delle singole culture, né dai fusi orari, né dell'ora legale e cose varie. Quindi normalmente si fanno due passaggi. Il primo passaggio è scrivere un programma che lavori principalmente in UTC, con delle date certe. Dopodiché questo tempo può essere poi convertito a livello locale tenendo conto del fuso orario e dell'eventuale ora legale. Quindi noi abbiamo la scelta in realtà se far lavorare il nostro programma in UTC o in tempo locale, sapendo che il mapping non è sempre fisso. Ad esempio l'Italia è nella zona, nel fuso orario UTC+1, siamo un'ora indietro rispetto, un'ora avanti, pardon, rispetto a Greenwich, salvo quando c'è il fuso orario, quando abbiamo l'ora legale. Dove siamo due ore avanti rispetto all'UTC, siamo sempre un'ora avanti rispetto a Londra. Perché? Perché anche Londra non è più su UTC, ma è su UTC+1, perché con l'ora legale si sposta avanti di un'ora. Quindi la differenza oraria tra Torino e Londra è sempre un'ora. Ma per una certa parte dell'anno il fuso orario è +1 da noi e 0 da loro, e nell'altra parte dell'anno è +2 da noi e +1 da loro. E siamo fortunati che, almeno finora, gli inglesi seguono le stesse date, ore in cui cambia l'ora, no? Come tutti gli altri europei, altrimenti avremmo dei giorni in cui tra Torino e Roma ci sarebbero due ore di distanza, oppure dei giorni in cui, o degli istanti di tempo in cui ci sarebbe un'ora sola. Ecco, a livello di dettaglio, noi cambiamo l'ora legale dalle 2 alle 3 di notte, loro fanno dall'1 alle 2. Per farlo nello stesso istante di tempo, l'ora locale è diversa. Quindi, questi dettagli, per fortuna qualcuno ci ha pensato, e noi abbiamo un riferimento. Se vogliamo evitare di pensare a tutti questi dettagli, possiamo pensare al tempo universale, che non è il tempo in cui vivono i nostri utenti, però è un tempo su cui è più facile fare i conti. Oppure lavoriamo in tempo locale. Tempo locale purtroppo è un pochino più antipatico, perché può cambiare se l'utente si sposta, no? Pensate, con un cellulare quando andate all'estero, a un certo punto lui si accorge che siete in un orario diverso e deve cambiare l'ora. Allora, se tu hai un programma che ne so, un giochino che ti diceva guarda la prossima vita ce l'avrai tra 3 ore, come fa? 3 ore calcolate come? Se nel frattempo è passato 4 fusi orari? Come devo tenerne conto? Beh, non muore nessuno. Oh sì, a volte sì. Nel senso che di sonde che si sono schiantate per errori nel calcolo dei tempi ce ne sono tante. Però. E quindi è più complicato tener conto dell'ora locale, o col fatto che se hai un programma che sta girando proprio, sei fortunato perché sta girando proprio nella notte in cui cambia l'ora legale, la mettono o la tolgono, ma poi queste sono cose reali, no? Pensate, se avete qualche parente o amico che lavora facendo i turni, gli capita due volte all'anno qualcuno di beccarsi il turno più corto o il turno più lungo, perché c'è l'ora legale o no. In qualche modo va tenuta in conto questa cosa, perché poi alla fine, sai, quando arrivano le ore a fine mese, quell'ora lì l'hai fatta, anche se nell'orologio non c'è, no? Le ore tra le 2 e le 3 tu l'hai fatta 2 volte. Quindi, in qualche modo, no? Se decidiamo di lavorare in ora locale, dobbiamo prevedere delle complicazioni in più. Vabbè, qui ho trovato questa immagine che riassume quali sono le principali
i principali fusi orari solamente per far vedere quanto sono storti, no? In qualche modo, quanto sono irregolari queste cose, dovrebbero in qualche modo rappresentare, no? dei fuso, no? Si dice il nome, fuso orario, quindi uno spicchio della Terra, ma poi in realtà per motivi politici e organizzativi ci sono dei fusi orari che sono estremamente distorti, no? Estremamente più grandi di quanto non dovrebbero essere, pensa a quello dell'Europa centrale, in cui se vai a vedere dal punto di vista geografico Francia e Spagna dovrebbero essere a UTC più 0 e invece sono a UTC più 1 insieme al resto dell'Europa centrale, che è questo qua verticale qua, UTC più 1, mentre invece a UTC più 0 c'è la Gran Bretagna che è come longitudine sopra Francia e Spagna, ma un'ora diversa, l'unico che gli va dietro è Portogallo, che è di qua, no? Ma questo, pensate che storture, no? Che c'è l'Islanda, l'abbiamo presa da due fusi orari in più in là, abbiamo detto vieni con noi, no? In qualche modo. Ma poi ci sono ancora delle cose più divertenti, adesso da qua non si vedono, ci sono i mezzi fusi orari. No, ci sono degli stati in cui il fuso orario non è 4 ore ma 4 e mezza, eccetera. Questo per quanto riguarda quindi la misura del tempo. Abbiamo UTC, no? Che prescinde da quelle complicazioni, e poi abbiamo una serie di regole che sono queste, che poi purtroppo i governi decidono di cambiare autonomamente, perché possono cambiare autonomamente, sull'uso del fuso orario locale e sull'uso dell'eventuale ora legale. E poi abbiamo anche degli standard per quanto riguarda la rappresentazione testuale come stringa. Allora, a un certo punto qualche persona sana di mente, ma non troppo, ha deciso di standardizzare quello che dovrebbe essere il formato ufficiale delle date. Il formato ufficiale non è il formato che usiamo per strada, no? Non è il formato che scriviamo sul giornale per dire qual è la data di oggi. Però è un formato non ambiguo, facile da leggere e decodificare sia per gli umani che per le macchine, è facile da elaborare, e il formato è questo. Vabbè, se vogliamo solamente rappresentare le date, il formato ufficiale standardizzato dall'ISO 8601 è questo: anno trattino mese trattino giorno. Allora, nel dubbio, se dovete scrivere una data, scrivetela così, nessuno la potrà capire male, la potrà interpretare in modo diverso. Tra l'altro, se scrivete le date così, avete anche, pensate di chiamare dei file dentro una cartella. No? Io vedo cose che vorrei non aver mai visto, solo che dopo che l'hai visto non le puoi più dimenticare, mi servirebbe un'amnesia selettiva. Gente che chiama dei file con un nome, non so, 28 spazio maggio, no? Per dire che è il file del 28 maggio, che magari è il lavoro che hai fatto ieri. Dopodiché hai una cartella piena di ste robe, con dei nomi, delle date che non riesci più a capire qual è il primo, qual è l'ultimo, eccetera. Se tu chiami, usi questo, ha il grosso vantaggio che se tu metti in ordine alfabetico queste cose, l'ordine alfabetico coincide con l'ordine per data. Perché se metto prima l'anno, poi il mese, poi il giorno? Ma perché metto prima le cifre più significative, poi quelle di mezzo, poi quelle meno significative? Quindi che io lo ordini in modo lessicografico, con confronto tra stringhe, oppure in ordine di data, o meglio, se l'ordine in ordine lessicografico, o anche gratis l'ordinamento per data. Non ho il problema giorno, mese, anno, oppure mese, anno, giorno, perché è prima l'anno e quindi dopo non c'è dubbio che questo, quello dopo l'anno debba essere il mese, eccetera. Questo se voglio rappresentare solamente delle date. Se voglio rappresentare anche degli orari, lo standard diventa un po' meno intuitivo, e ci schiaffa una T in mezzo. Quindi data, time e l'ora. Ora, due punti minuti, due punti secondi. Eventualmente dopo i secondi può esserci punto millisecondi, no? Ora, due punti minuti, due punti secondi. E poi dopo ci si può appendere una time zone, un fuso orario. Ad esempio, più 000 significa che questo orario è rappresentato in UTC. O Z è un'abbreviazione per UTC, 0, fuso orario 0. In alcuni casi i separatori si possono anche omettere, sottintendere, vedete che qua la data non ha i trattini, l'ora non ha i due punti. Beh, a me non sembra che
risparmiare 4 byte mi cambi la vita, quindi lo rende solamente più difficile da leggere. Tra l'altro la cosa carina è che questi formati hanno sempre la stessa lunghezza fissa, cioè qui non c'è scritto 5, c'è scritto 0,5. Lo 0 è obbligatorio, perché la lunghezza sia sempre la stessa. Allora, se seguiamo questi standard diventa più facile sia leggere che scrivere le date. Ma poi ISO 8601 in realtà è molto più complesso, ti permette di rappresentare, che ne so, questa è la settimana 21 dell'anno 2017, la week 21. E questo era ieri sera, è il giorno 7 della settimana 21 del 2017. E già il fatto che il giorno 7 sia domenica già mette d'accordo o non d'accordo, insomma, ma risolve un problema anche qui di misura del tempo. Cioè la settimana comincia la domenica o comincia lunedì? Per noi comincia lunedì, ma per i paesi anglosassoni nel loro calendario il primo giorno è la domenica, va da domenica a sabato, per noi la settimana va da lunedì a domenica, ma una convenzione come tutte le altre, potremmo anche decidere che comincia giovedì. E per fortuna qua quindi il primo giorno della settimana, il giorno 1 qual è? A seconda di chi chiedi ti dà una risposta diversa. ISO per fortuna lo standardizza dicendo che è lunedì e quindi la domenica sarà il 7 e così via. Un altro modo di gestire le date, questo può essere comodo spesso, che non so, pensate al caso delle simulazioni, no? Dove dobbiamo simulare cosa succede in vari giorni, ci interessa il passare del tempo, ma magari non ci interessa il valore giusto del giorno. Quindi un modo di calcolare i giorni, ieri era il 2017-148, cioè il 148esimo giorno dell'anno, ossia il settimo giorno della 21esima settimana. Se fate 21 per 7 più 7 non fa 148, ovviamente si avvicina. Perché non fa 148? Perché il primo gennaio non era lunedì, e allora c'è questo sfalsamento. Cioè, dove inizia la prima settimana dell'anno? La prima settimana dell'anno inizia nel primo lunedì o inizia nel primo giorno dell'anno? Questo standard mette a posto tutti questi dettagli. No? Così se abbiamo date in questo formato magari ci mettiamo un attimo a leggerle, ma siamo sicuri che non sono ambigue. Ok, questi sono i riferimenti, no? Adesso proviamo a vedere dal punto di vista software come vengono gestiti. Allora partiamo dal vecchio. Il vecchio in Java, tutte le versioni di Java dalla 1, voi eravate all'asilo ancora, e, per vostra fortuna, e fino alla 7 compresa, esistevano due classi per rappresentare il tempo, che si chiamavano date e calendar. La java.util.date è uscita con la prima versione di Java, appena uscita si sono accorti che faceva schifo, e della versione 1.1, quindi dalla 1.0 hanno pubblicata, nella 1.1 hanno deprecato l'80% dei suoi metodi. Allora, sì, c'è però non usatelo, questo metodo non usarlo, questo metodo non va bene, questo metodo ha dei bachi, eccetera, eccetera. Quindi vedremo poi cosa è rimasto dopo questo opera di deprecamento. Quindi dice, vabbè, ma se nel 2006 hanno deprecato l'80% dei suoi metodi, oggi non lo usa più nessuno. No. Cosa è successo quando hanno deprecato questi metodi? Che IBM, che era uno degli utenti, diciamo, di Java, che voleva investire nella tecnologia Java, che all'epoca era un po' una scommessa, nessuno sapeva se avrebbe preso piede, ha sviluppato una sua classe che secondo loro funzionava meglio, che si chiamava Calendar, e quindi l'ha regalata a Sun dicendo, senti, visto che la tua java.util.date fa schifo, nella prossima versione toglila e metti Calendar. La Sun non l'ha tolta, l'ha solo deprecata a tre quarti e ci ha aggiunto Calendar. Calendar è più sofisticata, nel senso che è in grado di gestire quasi tutti i dettagli su date o tutte le complicazioni che abbiamo discusso finora, però è di quelle soluzioni più complicate di quanto non serva, no? Parte per la massima generalità. Se vuoi domani ti puoi inventare tu un sistema, il sistema Klingon del calendario, te lo inventi, lo implementi e funziona, il calendar di Java può gestirtelo, no? Però nella complessità ovviamente ci sono dei casi limite che non sono così intuitivi, ma il problema vero è che calendar non è un sostituto completo di date, cioè ci sono alcune cose che puoi fare con quello schifoso di date che con calendar non puoi fare, non hanno rimpiazzate. E quindi in realtà questi due qua, se andate a vedere, c'è mezzo Stack Overflow, no? Che parla di come gestire una cosa, conversioni tra date e calendar, quando usare uno, quando usare l'altro, come si fa a fare una certa cosa. Come dicevo, sono sempre soluzioni quasi sempre mescolate o, diciamo, mezzo incomprensibili, perché questi due oggetti
funzionano tutti entrambi male, ma servono entrambi, sempre. Mentre invece in Java 8 hanno introdotto un nuovo package, dicevo già prima, si chiama java.time, che di fatto è la standardizzazione di una libreria indipendente open source che alcune persone avevano iniziato a sviluppare, che avevano chiamato Yoda Time, no? Che è molto, quello impareremo oggi, è molto più semplice da usare, molto più razionale come impostazione, no? E pur essendo generale, per cui in grado di supportare qualunque cosa, ha delle scorciatoie, molto scorciatoie, per i casi comuni. Che me frega a me di una libreria che è in grado di gestire un calendario sviluppato su Giove, quando, che la durata dei giorni e degli anni è completamente diversa, ma posso pensarlo, quando poi nel 106% dei casi mi interessano il calendario terrestre. Allora facciamo una libreria che se devo usare il calendario terrestre lo uso senza pensarci, e se voglio usare qualcosa in più lo posso fare, mentre invece calendar non era così. Tu, la classe calendar non esiste, in realtà esiste una classe Gregorian calendar che implementava calendar, e quindi ogni volta tu devi dire guarda che usiamo il calendario gregoriano, ho capito, è dal 1700 che lo usiamo, possiamo darlo per scontato. E quindi è comoda da usare nei casi normali, pur essendo in grado anche di gestire quelle più complesse. E ha classi completamente separate, cosa che invece date e calendar non facevano, per separare il tempo macchina dal tempo umano. E ovviamente si può convertire avanti e indietro tra una famiglia e l'altra di classi, ma perlomeno chiariscono questa differenza di impostazione, mentre invece le classi precedenti facevano sempre un po' di confusione, quindi alla fine non sapevi mai cosa stavi rappresentando. Ok, perché si chiama Yoda Time? Se chiedi a loro ti dicono no, è una sigla come un'altra, cioè iniziava con J come Java e poi c'era il dominio libero, abbiamo registrato quello. In realtà sì, ma è anche vero che come si chiama? Il modo di scrivere questa libreria sembra un po' il modo in cui parlava Yoda, cioè mettendo sempre le frasi girate al contrario, no? Quando scrivi i metodi, lo vedremo, sempre aggiungi in fondo, no? Quindi è un po' sincopato, diciamo così, come tipo di codice essenzialmente, di API delle librerie. Ok, allora spendiamo un po' di tempo sulle classi vecchie, no? Giusto per capire come funzionano, perché alla fine, come dicevo, non le possiamo totalmente ignorare. Allora, date cos'è? Date è un long. Cioè la classe date in realtà è un long. È una classe che dentro ha un unico membro privato che è un long, un intero. E rappresenta un tempo macchina misurato. Cosa serve per definire un tempo macchina? Due cose dicevamo, l'istante di inizio e la frequenza di incremento. Allora, il numero di millisecondi a partire dal 1 gennaio 1970 UTC. Questa data, 1 gennaio 1970, prende il nome dell'epoca. È stata inizialmente scelta come data iniziale prima da Unix, dai sistemi operativi basati su Unix, che ovviamente sono stati inventati dopo, quindi hanno scelto una data cifra tonda essenzialmente non tanto tempo prima della loro invenzione, e poi Java ha usato la stessa epoca dei sistemi operativi Unix. Con la differenza che le prime versioni dei sistemi operativi Unix, anzi molte ancora oggi, usano un intero su 32 bit che misura i secondi, mentre Java usa un long, che quindi sono 64 bit e misura i millisecondi. Fattore di conversione, l'unico problema che avrà Unix è che prima o poi dovrà passare un tempo 64 bit anche Unix, perché il tempo su 32 bit in secondi misurato a partire da questa epoca finirà il 2038, poi va in overflow. Quindi come c'è stato il problema dell'anno 2000, aggiornare i software intorno all'anno 2000, aspettiamoci nel 2038, ci sarà un po' prima del 2038 ci sarà un po' di lavoro per assicurarsi che tutti i sistemi che usano ancora date a 32 bit continuino a funzionare il giorno dopo. Poi ci sarete. Rappresenta. Allora, vabbè, questa è la definizione, che tutto sommato è l'unica cosa giusta. Ovviamente le date precedenti a questa sono negative, cioè sono rappresentate da un long, è un long positivo negativo, quindi da meno 2 alla 63 a più 2 alla 63. Questo non ha grossi problemi di overflow, nel senso che va in overflow questo numero nell'anno
mi sembra 300 milioni, non, quindi qualcuno se ne preoccuperà, se ci sarà ancora Java all'epoca. Quindi questa è l'unica cosa giusta. Dopodiché, innanzitutto, visto che rappresenta il numero di millisecondi, chiamarlo date è un po' improprio, perché rappresenta un istante di tempo che comprende sia una data che un'ora. Cioè, è un numero di millisecondi. Dire che adesso e 5 minuti fa sono due istanti diversi, ma diciamo noi la data è la stessa, è sempre oggi, è sempre il 29. Però la date è diversa, perché la data rappresenta sempre il millisecondo, non si ferma a rappresentare la data. Okay? Quindi il nome di questa classe è sbagliato e questo crea confusioni. Quando tu crei un nuovo oggetto date, new date, lui viene inizializzato automaticamente non alla data di oggi, ma all'istante corrente. Se a te interessava solo la data, per sapere se oggi è diverso da ieri, e devi faticare per andare a buttare via i millisecondi della mezzanotte da adesso, o buttarli via o non guardarli o farti del male. Questo oggetto date funziona abbastanza bene in UTC, nel senso che tiene conto di quasi tutto tranne i famosi leap seconds, cioè non li calcola, fa finta che non ci siano. E come dicevo, la maggior parte di questi metodi ormai sono deprecati e già, diciamo, nella versione vecchia, prima di Java 8, ti dicevano usa calendar oppure data formatter. Allora, vediamo quali sono i metodi che sono rimasti, quindi noi non andiamo neppure a guardare i metodi che sono deprecati. Okay? Date, quando il costruttore ti dà un oggetto date e lo inizializza all'istante attuale, adesso, now. All'istante attuale, poi qua non voglio complicarmi la vita, che Java chiede al sistema operativo sottostante. Il programma Java non lo sa che ora è, chiede al sistema operativo che ora è. Quindi si basa sul fatto che il sistema operativo abbia la data impostata correttamente e sincronizzata correttamente, non sia 20 minuti avanti, oppure ci ho cambiato la data perché sennò quel programma craccato non funziona. No? C'è gente che fa queste cose. Il programma chiede al sistema operativo che data è e la usa. Okay? Oppure se io conosco il valore long, no? Il numero, l'istante di tempo che mi interessa, posso creare un oggetto date passando di quel valore lì. Tra l'altro l'unico modo di impostare una data è essenzialmente di creare un nuovo oggetto. Non è modificabile dopo che l'ho creato questo oggetto data, un istante di tempo. Vabbè. E poi cosa posso farci? Questi sono gli unici 5-6 metodi che sono sopravvissuti all'opera di deprecamento. After e before e compare to, che fanno da comparatori, quindi se una data è prima o dopo di un'altra, è bella forza, cioè i due long li confronti, chi è maggiore e chi è minore, no? Ragionando in tempo macchina, ovviamente. E compare to fa la stessa cosa come comparatore. Poi abbiamo un toString che prende la data e sputa fuori una stringa di questo genere, con lo standard tutto suo. Giorno, settimana, mese, scritti in lettere, o meglio abbreviati in lettere, in inglese. Giorno del mese, ora minuti secondi, fuso orario, non numerico ma abbreviato come sigla, diciamo così, mnemonica, anno. Ma facessi un concorso per la sequenza più illogica dei valori, probabilmente non riusciremo a battere questo. No? Però sputa fuori così, non c'è modo di. L'oggetto date non ha modo di sputare fuori, no? Date in formato diverso, lui da solo. E poi vabbè, ho due metodi, setTime e getTime, che cambiano il valore di quel long essenzialmente e basta, quindi di fatto non ci posso fare quasi nulla, cioè, l'unica cosa che posso fare è confronti, però appunto sono numeri interi, e convertire in stringa in un modo che non mi piace, perché non è minimamente personalizzabile. Allora, per poter, ricordate le operazioni che dobbiamo fare con i numeri, con le date, parsing, formatting, creazione, interrogazione e aritmetica. Di tutte queste cose qui non abbiamo nulla,
abbiamo un po' di formatting e basta, e un po' di aritmetica prima e dopo, ma proprio il minimo. Allora, ci servono altre classi per poter aggiungere le cose che vogliamo, riuscire a fare le cose che vogliamo fare. Allora, già nella JDK 1.1 hanno inserito un oggetto che si chiama DateFormat, che è in java.text, tutta un'altra parte, tutto un altro package, che è una classe, dice, astratta, per cui poi derivano classi concrete, per gestire la formattazione e il parsing delle date. Quindi ha le due operazioni, sia da data a testo che da testo a data, e gestisce diversi tipi di formati, cioè tu la data la puoi vedere scritta per lungo, in breve, corto, medio, no, ha diversi tipi di formati. E in più questo formatter capisce che tu vorresti a volte conoscere solo la data, 29 maggio, a volte vorresti conoscere solo l'ora, 9:27, a volte vuoi conoscere sia la data che l'ora, nel senso di quando parsifichi o quando formatti. E quindi ha degli formattatori diversi che vanno a vedere i vari pezzettini. Quindi vado ad analizzare questo long, questo numero che c'è dentro il date, e ti danno queste due operazioni, cioè l'oggetto dateFormatter, se lo chiamo passando il parse di una stringa, lui prende questa stringa a seconda del tipo di dateFormatter che abbiamo usato. DateFormat, abbiamo detto, è una classe astratta, quindi in realtà userò una sua sottoclasse, che è impostata con un certo formato, riconosce quel formato all'interno della stringa e mi restituisce un oggetto date. Viceversa, se ho un oggetto date e voglio visualizzarlo, voglio convertirlo in stringa, creo un date formatter del tipo giusto, cioè che è adeguato a come voglio stampare quella data o quell'orario, e chiamo il metodo format, dateFormatter.format, gli passo l'oggetto date e mi restituisce la stringa. Quindi andiamo avanti e indietro a queste due operazioni, l'operazione di parsing e di formatting con l'oggetto date non le fa l'oggetto date, ma le fa l'oggetto dateFormat. E qui ci sono alcuni esempi di una certa data che viene stampata così direttamente dal toString. Se io non la voglio stampare così, ma voglio un formato diverso, posso creare ad esempio dateFormat.getDateInstance. Questo è un metodo che mi restituisce un'istanza di una classe concreta di tipo dateFormat. Quale formatter? Quello di default per il locale considerato. Quindi io l'ho fatto girare sul mio PC e è venuto fuori in italiano. La forma breve, o meglio, media, in italiano. Che è quello che mi dà di default. Ma se io voglio, posso, quando creo il getDateInstance, dirgli qual è il formato che voglio. Quindi io la voglio full, la voglio long, la voglio media, la voglio breve, ho queste quattro varianti, e quindi il metodo format, a cui passo sempre la stessa data, stamperà delle stringhe diverse a seconda che il getDateInstance, l'istanza di formatter che ho usato, fosse una di queste quattro. Quindi queste sono, diciamo così, le istruzioni da usare se voglio una di queste date di questo tipo. Questo lavora, dicevamo, con locale installato sulla macchina, quindi se sono sulla macchina installata in italiano, stampa in italiano. Se voglio farlo stampare in un linguaggio diverso, non c'è problema, quando creo il date format gli passo non solamente il formato che voglio, ma anche locale, punto, la nazione o la convenzione in cui voglio, voglio visualizzare la data, voglio formattarla o voglio parsificarla. Qui l'ho fatto col format perché li stampa, che sono più facili da vedere, ma la stessa cosa funziona col parse, cui presumo che l'utente lo scriva in quel formato. No? E qui si vede che segue ovviamente le varie convenzioni, maiuscole e minuscole nell'ordine dei campi, eccetera, nelle varie nazioni. Tra l'altro saranno contenti i cinesi che l'ordine dato dai campi dell'ISO 8601 è quello che già usano loro, anno, mese, giorno. No? Poi noi usiamo i trattini anziché queste cose qua, l'ordine è quello. Tra l'altro era uno dei motivi perché l'ISO 8601 è stata, diciamo, ben voluta, perché soddisfa, diciamo così, le convenzioni della popolazione più numerosa al mondo, in un certo senso.
Ok, l'unica, perché quest'ultima riga è diversa, a parte il fatto che non leggo l'arabo, ma perché date format ha una serie, scusate, locale punto, ha una serie di costanti predefinite, alcune ma non tutte, per cui uno però in realtà funziona anche con dei locale diversi, nuovi, cioè che non siano predefiniti come costanti, basta semplicemente crearli in questo modo, conoscendo la sigla ovviamente dello stato, no, che ci interessa. Quindi questo in realtà è già in grado di coprire la maggior parte delle esigenze. Se non vi piace nessuna di queste, potete sempre inventarvi un formatter vostro in cui specificate voi esattamente qual è il formato in cui volete le cose. Anno, mese, giorno, ora, minuti, secondi, così via. Definendo una stringa di formato e creando un date format passandogli questa stringa. Quindi qua potete fare cosa volete creando questa stringa di formato usando una serie di... Queste sono tutte delle lettere, dei caratteri che indicano varie parti, no? Che si possono estrarre o parsificare di una data. E questo è il modo con cui si lavorava con l'oggetto date. Ogni volta che devo leggere o scrivere mi creo quasi sempre un simple date format, soprattutto quando devo leggere, perché il formato è in un certo modo e non è detto che... Vedete che in questi formati qua non c'è l'ora, c'è solo la data. No? Magari mi serve la data o mi serve anche l'ora e quindi mi uso un formattatore custom. Combinando questo. Vabbè, qui ci sono alcuni esempi di stringhe di formato e a fianco la corrispondente data così come verrebbe stampata. Ovviamente il metodo parse funziona come il format al contrario, quindi gli passo una stringa e faccio leggere questa stringa da un date format che è predisposto per leggere il formato di quella stringa. Quindi non è intelligente il parsing, nel senso che lui non può capire come l'ho scritta la stringa, nessuno di questi metodi lo può essere, okay? Quindi io devo specificargli qual è il formato in cui mi aspetto che la stringa sia scritta e poi gli passo la stringa e lui a questo punto mi crea l'oggetto date. E questo, facciamo attenzione però a che cosa fa. L'oggetto date abbiamo detto che è un istante di tempo. Allora quando io gli passo una data, lui cosa mi crea? Mi crea un oggetto che rappresenta l'istante di tempo alla 000, a mezzanotte, 0 minuti, 0 secondi di quel giorno. Okay. Se invece gli passassi solamente un orario, adesso gli passo 9.34 e lui mi crea un istante di tempo che corrisponde alle 9.34 di mattina del 1 gennaio 1970, perché dentro l'oggetto date è obbligato, no? Visto che è un solo momento e un long, a rappresentare un istante specifico. Lui non può sapere se a me interessa, se la data te l'ho passata oppure no, se è un'informazione che ho oppure no. Allora il metodo di parse, tutti i campi che gli passo li legge, cerca di leggere, quelli che non gli passo li mette a zero, quasi zero, perché la data è 1 gennaio, non è lo 0 del mese 0, è l'1 del mese 1. Quindi bisogna ricordarsi poi di questo quando si vanno a fare i confronti, no? In un certo senso. Ok, dopodiché non possiamo fare altro su date o su date format, perché come dicevo gli unici metodi aritmetici sono l'after e il before. Per fare qualcosa in più ci serve calendar. Calendar, oh, perché finora anche il concetto di mese non ce l'avevamo. Cioè se io conosco la data, ti do tre numeri interi, 29 maggio 2017, tu non puoi creare un oggetto date a partire da questi tre numeri interi. Devi fare una cosa assurda, che prendi questi tre numeri interi, li concateni in una stringa e poi chiami parse per leggere la stringa. Questi sono i giri stupidi che si dovevano fare con date e si devono ancora fare se uno usa date. Se voglio sapere che mese è oggi, maggio, non c'è modo di fartelo dire da date. Devo fare un format, un formatter che mi estragga solamente, dove è andata, il mese.
che poi me lo dà in forma breve, lunga o corta a seconda della lunghezza che gli ho specificato. E poi ovviamente me lo restituisce, faccio un format, mi restituisce una stringa e poi da quella stringa devo estrarre l'intero, fare un parsing. Per una cosa banale, tipo che mese è oggi o che giorno è oggi, converto in stringa e parsifero la stringa. Calendar ci aggiunge qualche capacità in più, che è quella di ragionare sui campi della data, diciamo così, noti che sono i campi del tempo umano, no? Che usiamo nella misura umana del tempo. Quindi definisce dei metodi per convertire un oggetto data in realtà un oggetto calendar, estraendone i singoli componenti oppure modificando i singoli componenti, usando il tempo umano, no? Le variabili del tempo umano, che lui chiama calendar fields, che sono variabili, non sono fisse queste cose, perché non è detto che noi dobbiamo misurare il tempo in anni, mesi e giorni, potremmo usare un tipo di calendario completamente diverso. E questa classe calendar lo prevede. Ok? Allora, internamente cosa fa? Internamente rappresenta il tempo esattamente nello stesso modo, i millisecondi dal 1 gennaio 1970, quindi date e calendar internamente hanno la stessa rappresentazione del tempo. Creare un oggetto significa, non posso fare new di calendar perché è una classe astratta, ma posso fare un get instance che mi ritorna a lui una copia che ha creato in quel momento inizializzata col tempo attuale, e poi ho dei metodi per impostare il valore che voglio. Ad esempio, un primo metodo, questo già ci fa venire un po' di nausea, perché è un metodo setTime che riceve un oggetto date. Perché in realtà è sbagliato il nome di date, dove si sarebbe dovuto chiamare time, time instant o timestamp. Allora, setTime prende un oggetto date e cambia il valore dell'oggetto calendar impostando quel valore di tempo, data e ora. E quindi è in qualche modo il metodo per convertire da date a calendar. Ma se voglio posso usare dei metodi set più generali, dicendo set l'anno a 2017, set mese 5, set day 29 e così via. Quindi posso andare a impostare un campo specifico all'interno della data e lui cerca di modificare la data attuale cambiando quel campo e lasciando immutati gli altri. Quindi quando faccio il set del mese a 5, lui mette maggio, lasciando immutato l'anno e il giorno e l'ora e i minuti e i secondi. Quindi sono i metodi set un po' complicati internamente, ovviamente. E questi sono i campi che sono definiti all'interno del Gregorian Calendar, che è un tipo di calendar supportati dalla classe calendar. Quindi anno, mese, giorno del mese. Ore, minuti, secondi e millisecondi. Queste sono per la parte della misura del tempo. In tutti questi campi posso leggerli oppure modificarli con i get oppure i set. Poi ovviamente ho dei metodi semplificati, ad esempio un metodo set che imposta l'anno, mese e giorno insieme. Allora, facciamo attenzione che però se io facessi, come ho detto prima, proviamo a mettere insieme due chiamate, questa, cioè io voglio creare un oggetto calendar che corrisponde alla data di oggi. Allora, cosa potrei fare? Potrei fare calendar oggi uguale calendar.getInstance e poi calendar oggi.set, c'è scritto con questa slide che gli posso passare anno, mese, giorno, ok, 2017 05 29. Se provassimo a fare questo, avremmo tutti degli oggetti oggi diversi. Ce lo facciamo tutti noi, facciamo un programmino con questo, avremmo delle date che sono tutte diverse. Perché? Perché noi qui stiamo impostando, giustamente, anno, mese, giorno, su
un oggetto calendar che dentro contiene un istante di tempo compresi ore, minuti, secondi, millisecondi. Quindi l'oggetto che creiamo è 2017.05.29 alle ore, boh, quando è stata chiamata questo getInstance. Quindi non mi rappresenta una data, mi rappresenta un istante di tempo dove ore, minuti, secondi dipendono da quando ho chiamato, quando ho creato l'oggetto, virgola, trasportato in quella data che ho detto io. Quindi devo ricordarmi, no, di azzerare ore, minuti e anche secondi, se voglio, no? Quindi per fare questo dovrei dire 0, 0, 0. Allora, se facciamo così, alla fine siamo tutti d'accordo, su quanto contiene questo oggetto, ma perché abbiamo impostato tutti i campi contemporaneamente. Se ne impostiamo solamente alcuni, lui modifica quei valori ma lascia invariati gli altri. E il valore iniziale di default non è 0, ma è il tempo corrente, se faccio il getInstance. No? Quindi questa è un'altra fonte, no, di bug incredibile, perché uno crea questa cosa, ho messo questa data, e perché non funziona? Perché me la dà diversa dall'altra? È perché ci sono i millisecondi che ti fregano. Vabbè, quindi, però, questo calendar mi permette di, con get e set, no, di andare a accedere ai singoli pezzettini. In modo faticoso devo fare attenzione, perché devo ricordarmi sempre che sotto c'è solo un numero intero, solo un long, punto. Quindi tutto il resto sono calcoli che lui fa di sopra, però di base, no, è sempre un long. Quindi mi dà la possibilità di accedere al tempo umano, alla misura umana del tempo. Chi ha inventato calendar però si è dimenticato dei metodi di parse format. Cioè non c'è nessun metodo che mi possa fare un parse o un format diretto di un calendar. Allora, se io devo leggere, se ho una stringa e voglio un calendar per poter da quella stringa tirare fuori il mese o il giorno della settimana, domanda facilissima: che giorno della settimana è oggi? Sapendo che oggi è il 29 maggio 2017. Allora, devo prendere il 29 maggio 2017, metterlo in una stringa. Da questa stringa creare un date format che sia in grado di leggere il formato mese, giorno barra mese barra anno. Poi chiamo il metodo parse e mi dà un oggetto date. Perché parse purtroppo mi restituisce solamente un date. Il date però non sa quali sono i giorni della settimana, quindi creo un calendar getTime, scusate, no, da qua sotto, questa qua. Creo un oggetto calendar, setTimeD, quindi lo imposto copiando il valore di tempo misurato dentro D, copiandolo dentro C, e finalmente da C posso fare get calendar.dayofweek. E mi dice 1, lunedì. Ok, avendo, io so già tutto, ora, minuti, secondi, cioè giorno, mese, anno, per avere il giorno della settimana devo fare tutto questo giro stranissimo, avanti e indietro. Quindi ogni operazione banale significava andare a creare 6 o 7 oggetti stringhe di mezzo, parsifica, formata, eccetera, per poi ottenere il valore che serviva. Allora, già di per sé gestire il tempo è complicato, se poi lo fai con una libreria che ti fa andare avanti a singhiozzo, non c'è dubbio, no, che i bug ci siano. E questa situazione è andata avanti per 10 anni, programmare con questi oggetti qua. Calendar poteva fare anche un pochino di aritmetica, ad esempio un metodo add, a parte che prima e dopo ci sono già, ce l'avevamo già in date, anche un metodo add che mi permette di aggiungere o sottrarre, se do un valore negativo, un determinato ammontare a un determinato campo. Quindi io posso dire aggiungi 3 giorni, quindi farò add campo, dov'è? Day, day of month, valore amount 3. Quindi posso da un oggetto calendar spostarlo in avanti e indietro nel tempo di una quantità data da un proporzionale rispetto a un campo, da un valore proporzionale rispetto a delle unità di misura, uno dei campi definiti per quel calendario. Quindi posso torna 2 settimane indietro, vai avanti di 4 ore e operazioni di questo genere. Meglio che niente, non è tanto, ma è meglio che niente. Sabato prossimo non me lo fa.
Okay? Per sapere sabato prossimo io devo innanzitutto chiedere che giorno è oggi, calcolarmi io quanti giorni mancano e mandarlo avanti quei tanti giorni. Ok, questo è il passato. Allora, cominciamo a vedere invece il presente. C'è il nuovo package java.time. Cercando di apprezzare, diciamo così, che in qualche modo è più semplice da usare sicuramente, ma anche molto più completo. Vabbè, qui ci sono un paio di link, se uno vuole avere una rapida spolverata, in particolare la parte di tutorial, che almeno per la parte iniziale seguiremo anche qua. Allora, chi ha progettato questa libreria si è dato quattro obiettivi. Cioè, metodi chiari, ben definiti e coerenti, cioè che si comportino tutti più o meno nello stesso modo. E vabbè, già che partono da zero, cerca di farlo bene, pulito, ordinato e non per aggiunta successiva di metodi. Il secondo principio, che è quello un pochino più, che ha più impatto, no, sulla programmazione, è che gli oggetti temporali, cioè che rappresentano degli istanti o degli intervalli di tempo, sono tutti immutabili. Allora, un po' diverso, noi conosciamo già un oggetto Java che è immutabile, che è l'oggetto string. L'oggetto string è immutabile perché non c'è nessun metodo che sia in grado di modificare il valore di una stringa dopo che è stata creata. Però la stringa, poverina, è abbastanza stupida come oggetto. Sapete che se voglio modificare il quarto carattere di una stringa non posso. Devo farne una nuova in cui quel carattere avrà un valore diverso. Allora, questi oggetti, cosa vuol dire lavorare con gli oggetti immutabili? Vuol dire che se io voglio modificare qualche cosa, non posso, non ho nessun metodo set, non esiste set. A differenza del calendar dove c'era set day, set year, e potevo impostare un campo, set anno, mese, giorno, come abbiamo fatto prima, qui non si può. Se voglio creare un oggetto che rappresenta il domani, non posso cambiare il giorno, ma devo creare un nuovo oggetto. Quindi se voglio un valore diverso, devo creare un nuovo oggetto, punto. Che però mi dà, la libreria mi dà dei metodi per creare delle copie modificate di oggetti esistenti. Cioè, mi crea lei già un oggetto, partendo da un oggetto esistente, modificalo in questo modo. Quindi c'è una certa serie di metodi di factory alla fine, che mi creano loro oggetti partendo da un oggetto esistente con un criterio di modifica che li specifico io. E quindi ci sono vari modi per costruire oggetti, nuovi oggetti, partendo dalle informazioni che ho. Non abbiamo il new, non usiamo mai il new, usiamo sempre dei metodi di factory con dei nomi un po' strani, all'inizio un po' dobbiamo abituarci, of, from e with. Ad esempio, per creare una data uso il metodo of della classe statica localDate, o meglio il metodo statico of di localDate. localDate.of anno, mese, giorno. Questo è un costruttore, o meglio un metodo di factory che prende dei parametri e costruisce un nuovo oggetto, passando esplicitamente anno, mese, giorno. Questo invece è un metodo, una variante del with, un caso particolare del with, che prende la data di nascita che avevo, più anni 1. Quindi un altro costruttore che costruisce un altro oggetto, la data del mio primo compleanno, okay, prendendo un oggetto esistente e applicandogli un modificatore. Un modificatore in questo caso si chiama plus years, cioè vai avanti o indietro un certo numero di anni, che non è la stessa cosa che sommare uno all'anno, non posso trovare qual è il primo compleanno prendendo la data di nascita e sommando uno all'anno. Chi è nato il 29 febbraio? Al compleanno il primo marzo, non il 29 febbraio dell'anno successivo, che non esiste. Okay? Quindi noi ce l'avevamo dimenticati, mannaggia.
La libreria per fortuna no, per questo dicevo usiamo sempre i metodi di libreria per fare l'operazione, perché se proviamo a farlo noi così alla buona ci dimentichiamo un pezzo. Poi l'altro modo con cui sono organizzati questi metodi di questa libreria, loro la chiamano fluente, cioè di solito puoi concatenare le chiamate una dopo l'altra. Ad esempio, tu dici quando arriva lo stipendio. Lo stipendio arriva il penultimo giorno del mese, in questa regola qua che è scritta qua. Allora io parto da una data che è oggi e applico dei metodi di aggiustamento, no? Allora, alcuni metodi, uno era quello che avevamo visto, ad esempio plus years, minus days, e altri metodi di aggiustamento possono essere più complessi, ad esempio l'ultimo giorno del mese. Allora, come dicevo, il metodo with è il metodo generale, no, per creare un nuovo oggetto modificando un oggetto esistente. Cioè, dammi un altro oggetto come questo, ma con questa modifica, in questo senso il with, con questa modifica. Poi ci sono alcune modifiche predefinite che non richiedono che voi scriviate with. Quindi qui cosa dice? Prendi oggi, modificalo dandomi l'ultimo giorno del mese corrente e poi sottrai 2 giorni. Modifica ancora il risultato sottraendo 2 giorni. E questa notazione è punto, 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 cioè io prendo il risultato di un'operazione e col punto mi restituisce ancora un altro oggetto a cui posso applicare a sua volta un'altra operazione e così via. Crea una serie di oggetti intermedi, ma a me interessa l'ultimo. Quindi è anche facile, concatenando queste cose, dare delle espressioni di calcolo, no? Del tempo. Questa cosa qua, se pensate di farla come calendar, fate prima darvi malati, no? Anche perché non c'è niente che ti dica qual è l'ultimo giorno di questo mese. Il calendar non te lo dico, non c'è nessun metodo per saperlo, quindi devi inventartelo tu sperando di beccare la regola giusta per il bisestile, per il mese, eccetera, eccetera. Ok, quindi ti permette di fare elaborazioni anche abbastanza sofisticate, diciamo così, in modo molto compatto, senza dover creare 27 oggetti diversi, non sai mai come chiamarli, questi oggetti intermedi usa e getta. Vabbè, poi il fatto che sia estendibile vuol dire che puoi aggiungerci altri tipi di calendari, ma non interessa. Allora, questa libreria riconosce il fatto che in momenti diversi noi abbiamo bisogno di rappresentare sottoinsiemi diversi dei campi temporali, cioè a volte mi interessa solo la data, come dicevamo all'inizio, a volte solo l'ora, a volte entrambi e così via. E quindi non hanno creato un oggetto unico che facesse tutto, ma hanno creato molti oggetti che rappresentano ciascuno un sottoinsieme di campi che abbiano senso. Allora, c'è il primo oggetto che si chiama instant, che è un po' diverso dagli altri, perché rappresenta un tempo macchina. E infatti rappresenta solamente un valore di secondi, ma misurati dal 1 gennaio 1970, non in secondi del minuto corrente. Questa è una classe a parte. Tutte le altre classi, fino a qua essenzialmente, da local date fino a month, rappresentano tempo umano, e diverse porzioni del tempo umano. Ad esempio local date rappresenta anno, mese, giorno. Perché si chiama local date? Perché è pensata come tempo locale, la data che abbiamo in Italia. Poi c'è un local time. Local time è ore, minuti, secondi. Il tempo attuale in ore, minuti, secondi. Beh, secondi si porta dietro anche sempre i millisecondi come valore. Secondi non è intero ma è frazionario, a livello del millisecondo. Quindi sono già due oggetti separati, local date e local time, che rappresentano la data e l'ora. Se voglio rappresentarli entrambi, avrò un local date time, che ovviamente ha tutti i 6 campi, anno, mese, giorno, ore, minuti, secondi. Allora, local date time e instant sono in qualche modo la stessa cosa, perché rappresentano entrambi un istante di tempo completo. Il primo instant sotto forma di tempo macchina, il secondo sotto forma di tempo umano.
Local date e local time sono cose che con le classi precedenti non si potevano fare, cioè avere un oggetto che esplicitamente considera solo un sottoinsieme dei campi e non tutti. Negli altri casi dovevo forzatamente metterli a zero, ma devo farlo io quello di mettere a zero, l'operazione di mettere a zero, quindi sempre a rischio di bug. Invece qua, se è un local date, di sicuro le ore, minuti e secondi non ci sono, non posso neanche cercare di leggerli, se no l'oggetto si arrabbia perché non li offre come interfaccia. E questi sono tutti i tempi local. Se uno invece vuole, quindi nel fuso orario locale, se uno invece vuole ragionare sui fusi orari, quindi avere un'applicazione che sia in grado di darmi un tempo in fuso orario, cioè, facessi dei calcoli sui voli aerei, ho bisogno di sapere il fuso orario di partenza e quello di arrivo. Allora ho un oggetto che si chiama zoned date time. Quindi è un oggetto date time zoned, cioè con il time zone, con il fuso orario. E vedete che è uguale a un local date time, ma in più ha l'informazione sull'offset, quindi più 2, meno 4, il fuso orario, oppure il nome del fuso orario, vabbè, la sigla. Perché non c'è, quindi in questo caso ho un'ora, una data e il fuso orario a cui si riferisce quell'ora e quella data. Quindi ovviamente potrò cambiare con un modificatore, potrò dire ma quest'ora qua in un altro fuso orario quant'è? Per fare questa operazione ho bisogno che la data di partenza sappia in quale fuso orario è rappresentata per poterla interpretare. Ecco, una cosa che a prima vista uno dice, ma manca dei pezzi, perché zoned time dov'è? Perché ho lo local time e non ho uno mentre ho zoned date time non ho uno zoned time, oppure uno zoned date da solo? Perché non ha senso. Se io parlo solo di una data, non ha senso parlare del fuso orario. Che senso ha? Il fuso orario è relativo alle ore e non alla data. Il 29 maggio è una data, punto. Che poi il 29 maggio non sia lo stesso istante su tutto il mondo, non importa, però quello dipende dall'ora. No? E una local, un ipotetico zoned time non ha senso anche lui, perché a seconda dei fusi orari hai giorni diversi, non è il 29 maggio su tutto il mondo adesso, su alcune parti è già scattato il giorno nuovo, su altre no. E quindi dire che qua sono le 9, da un'altra parte sono le 0 o l'1 di notte, ma l'1 di notte è sempre del 29 o del 30? Devo dirlo, a seconda che io vado avanti o indietro, no, posso trovare, devo sapere se attraverso o non attraverso la linea di demarcazione di cambio giorno, di cambio data. Quindi avere solamente un'ora, tenendo conto dei fusi orari, non mi permette di fare il calcolo se le due ore sono dello stesso giorno o del giorno avanti. Devo sapere anche la data. Quindi questa libreria non mi permette di fare dei calcoli che non hanno senso, in qualche modo, perché non mi dà gli strumenti per farlo, non mi dà gli oggetti per farlo. No? Poi ci sono altri oggetti che sono questi quattro qua, mese e giorno, anno, anno e mese, mese. Quindi se devo rappresentare un compleanno, rappresenterò solamente mese e giorno, non mi frega niente dell'anno. Se devo rappresentare l'anno accademico, studente 2016, 2017, 2018, 2019, userò solamente anno. Non devo mettere per forza una data, un mese, un giorno, un primo gennaio, che non vuol dire niente, è totalmente arbitrario e poi mi crea bachi. Quindi ho qua tutti gli oggetti che mi servono per poter rappresentare il sottoinsieme di tempo che mi serve. Ovviamente è mia cura cercare di caso in caso, scegliere, no, tra i vari tipi di oggetti messi a disposizione dalla libreria, quello che più si avvicina alle esigenze del programma che sto scrivendo. Le ultime 4, 5, 1, 2, 4 classi invece sono, servono per rappresentare degli intervalli di tempo, degli spostamenti temporali avanti o indietro, ma di quello magari parliamo poi dopo. Quindi le prime classi, tranne le ultime 4, sono sempre per rappresentare istanti di tempo come macchina o come tempo umano, oppure istanti di tempo ricorrenti. Perché dico ricorrenti? Ma perché se non specifico l'anno vuol dire che quella data è valida per tutti gli anni. E quindi in qualche modo omettere alcuni campi significa dire, vabbè, poi
la data è qualunque, l'anno è qualunque, e quindi lo posso usare per rappresentare un evento che, un'informazione che si verifica ogni volta che solamente mese e anno sono, hanno un certo valore e magari il giorno del mese non mi interessa. Ok, questi sono gli oggetti di base, vediamo poi come usarli. Quindi facciamoci una pausa, visto che sono le 10, e poi passiamo alla parte operativa di come si usano questi oggetti, che come dicevo, visto che sono oggetti immutabili, si usano in un modo un po' diverso dal solito. Ci vediamo tra un po'.